Venerdì 22 luglio, Toretta Revival, siamo pronti, anzi questa settimana ci ha dato la possibilità di lavorare ancora di più sui dettagli, quindi speriamo che ci sia bel tempo e vi aspettiamo numerosi. Ecco, quelli che avranno voglia di calarsi in questa atmosfera così anni 50, cosa troveranno? Di che cosa insomma si tratterà in questa giornata? Per la prima volta abbiamo chiuso il lungomare di Torrette di Fano, che si chiama Via Stelle di Mare, e quindi tutto il lungomare verrà praticamente addobbato, abbellito a tema anni 50-60 per rivivere un po' l'atmosfera di quei tempi, quindi DJ, macchine moto d'epoca, mercatino vintage, scuole di ballo, spettacoli, tutto quello che riguarda il passato dagli anni 40 fino agli anni 60-70. Ecco, naturalmente insomma, sono attese tante persone, anche il cibo avrà una parte in questo? Certo, importantissimo, anche perché le associazioni e i commercianti che hanno contribuito alla nascita, alla crescita di questo evento, che è giunto quest'anno alla seconda edizione, sono quasi tutti ristoratori, albergatori, bagnini, proprietari di bar, quindi la voglia è di animare questa frazione del comune e farla rivivere, quindi ci sarà uno street food nella strada e si potrà mangiare di tutto. Torrette Revival quest'anno è giunta alla seconda edizione, è un evento nato dalla signora Carla dell'Hotel Oasi, quest'anno con il mio supporto, che mi occupo di eventi vintage un po' in tutta Italia, e l'aiuto indispensabile della Proloco di Fano capitanata da Etienne.